Allora, perché un corso sul futurismo ancora oggi? Beh, da una parte il futurismo è anche la storia dell'arte. Era nata con tutt'altri obiettivi, in effetti, questa avanguardia, perché si prefiggeva quasi di eliminarla, la storia, e soprattutto quella dell'arte. Ricordiamo bene le affermazioni di Marinetti, che era la teoria del futurismo, il promotore del movimento e anche il suo finanziatore, più delle volte, questa figura carismatica che aveva proclamato più volte di volerli distruggere i musei. Io qui ho raccolto alcune date di riferimento che sono un buon punto di partenza anche per capire da dove prende le prime mosse questa avanguardia. Ricordiamo che il manifesto del futurismo viene pubblicato nel 1909 da Marinetti, sulle Figaro, quindi un giornale francese. Lui è un intellettuale cosmopolita per quel tempo, diciamo, si muove spesso tra l'Italia e Parigi, ed è lì che si stavano anche svolgendo le prime innovazioni in campo artistico. Parigi sarà un grande centro innovatore, ovviamente, durante il primo Novecento e anche oltre. Da questo primo nucleo del manifesto già capiamo una cosa molto importante, che a differenza di altri movimenti, come ad esempio il cubismo, che sono più o meno coevi, questo nasce per una precisa volontà del suo ideatore, che ne sceglie il nome e nel manifesto ne enuncia anche le parole chiave, diremmo oggi, quali sono le loro prerogative. Quindi si costituiscono come gruppo, che ovviamente non è solo per artistico, nel senso di arte visiva, non è solo pittorico o scultura, ma è anche un movimento letterario. Marinetti è uno scrittore e le rivoluzioni che vedremo fatte in pittura e scultura si ritrovano in parallelo anche in campo letterario, grammaticale soprattutto, c'è una ristrutturazione del linguaggio fatta dai futuristi, che dal 1909 partono in questa avventura, come aveva detto Apollinaire, l'avanguardia è in bilico fra l'ordine e l'avventura. E viene seguito anche da molti altri scritti che vengono pubblicati proprio perché ci si dà uno statuto ufficiale, ci si vuole dichiarare in quanto tali. Emblematico in questo caso il titolo di un altro manifesto successivo dell'aprile del 1909 che è Uccidiamo il chiaro di luna. È una presa di posizione in effetti contro l'arte di stampo romantico, di tradizione romantica. L'artista non è più considerato un genio solitario, introspettivo, che appunto guarda la natura anche con questa carica sentimentale, ma Marinetti al contrario, il chiaro di luna lo vuole uccidere, abolire il sentimentalismo più che il sentimento. È un rapporto molto forte perché l'avanguardia del futurismo, prima di tutto è una forza distruttrice, cioè vuole fare tabula rasa di quelli che sono alcuni dei concetti artistici precedenti. Verranno poi a essere inglobati nel movimento molti artisti, molto giovani, tra l'altro, nel 1910, un anno dopo all'incirca della pubblicazione del primo manifesto, c'è cioè quello dei pittori futuristi, che viene firmato da Boccioni, Carrà, Russolo, Balla e Severini. Questi cinque sono il nucleo primo e fondamentale, da cui poi si aggiungeranno anche molte persone, anche nei molti anni successivi, ma loro cinque vengono proprio considerati il nucleo pulsante della pittura futurista. Seguiranno altri scritti, la pittura futurista, ora qui non l'ho citato, ma anche il manifesto della scultura, promosso soprattutto da Boccioni, che promuove un grande rinnovamento in questo campo. Sempre nel 1910 altro manifesto importante è contro la Venezia passatista. Io qui l'ho aggiunto perché a Venezia, fino a pochi anni fa, nella collezione Guggenheim, era ospitata la collezione Mattioli, che era davvero eccezionale, aveva un grandissimo nucleo di opere del primo futurista, del primo futurismo, dei futuristi. In effetti, essere conservati a Venezia 100 anni dopo la loro nascita, 100 anni dopo aver essersi scagliati contro Venezia come il simbolo di una cultura decadente, antimoderna, è diventata una sorte davvero ironica per i futuristi. Ora, quali sono le loro regole? Cosa Riconoscendo, prego. significa passatista?
Passatista e proprio viene creato quasi questo termine contrapposto a futurismo. Futurismo è proprio un'accezione che vede il futuro come progresso e come miglioramento ed è un elogio della vita moderna che in quegli anni cambia, anche e soprattutto a un'evoluzione tecnica fortissima. Nascono poli industriali, le macchine entrano a far parte della vita quotidiana, non sono più relegati a industrie esistevano anche prima, anche nell'Ottocento, però nella vita quotidiana non si entrava a contatto con questi oggetti. Si vedono le macchine per strada, ci sono molti miglioramenti, c'è l'elettricità pubblica, ad esempio, quindi la macchina, l'industria, la tecnologia diventano qualcosa di quotidiano. Al contrario, passatista viene più legato a questo concetto romantico, Venezia è una città, ad esempio, buia e dove non ci sono le macchine. Quindi la luce elettrica pubblica adesso c'è, ovviamente, ma era poca, si vedevano poche innovazioni, c'erano le barche a remi, è una città, per certi versi, architettonicamente decadente perché è molto difficile mantenerla in continuazione, quindi era proprio l'emblema del passato, della città vecchia, contrapposto a la città nuova che viene anche rappresentata da Boccioni che lavora a Milano, proprio come una città in costruzione, in cantiere, dove ci sono queste innovazioni tecniche. Quindi proprio passatista è il contrapposto di futurismo, che ovviamente queste parole le consideriamo giuste perché vengono usate molto proprio nei manifesti, negli scritti, anche nelle loro serate. Ci si scaglia contro i passatisti. Ricordiamo che i futuristi fanno molte serate a teatro, pubbliche, aperte a tutti, in cui leggono, presentano, leggono poesie, presentano quadri, dicono quello che pensano e molte volte ricevono anche dei lanci di frutta da parte del pubblico, delle ingiurie, c'è uno scontro quasi fisico alle volte. E i futuristi in quei casi si rivolgono a queste persone che gli si scagliano contro proprio chiamandoli passatisti in senso dispregiativo, ovviamente. Quindi conservatori, insomma. Come conservatori tradizionalisti, in senso politico anche quasi borghesi, perché i borghesi sono coloro che il più delle volte cercano di mantenere lo status quo, quindi sì, in questo senso anche conservatore, ma oltre che conservatore perché proprio si fa l'elogio del passato, se una cultura è passatista, considera che prima si stava meglio. I futuristi dicono no, staremo meglio domani, praticamente. Si scambia questa prospettiva, questo sguardo, dal passato ci si rivolge al futuro. Ok. Il che diventa anche un'arma a doppio taglio per i futuristi, perché questo elogio continuo del futuro, come accettarlo come progresso, come miglioramento, li ha anche fatti abbinare dalla critica, dall'immaginario collettivo successivamente, ad esempio, a una totale giustificazione dell'industria, della macchina, della velocità e anche della guerra. Loro dicevano la guerra sulla igiene del mondo, ma perché avevano una visione proprio adrenalinica della vita. Il passatista non è adrenalinico sicuramente, è più languido, ha questa carica più romantica. In effetti questo rapporto con il presente per il futurismo è un terreno di battaglia, per questo le avanguardie vengono definite tali, usando un termine che viene dal gergo militare, in effetti, perché c'è uno scontro continuo, ma per l'appunto a volte anche fisico con chi era contro le loro idee. Ora, questo è quello che sappiamo, questo è quello che leggiamo del futurismo e va bene. Quello che possiamo chiederci è, sapendo questo, riusciamo a riconoscere un'opera d'arte come futurista, cioè visivamente, in pittura, quali sono gli elementi che contraddistinguono questo movimento?